I pazienti ricoverati al Sant'Anna e negli ospedali di Cantù e Mariano possono ricevere la visita dei loro cani, gatti e conigli. Chi volesse passare del tempo durante la degenza con un animale al quale è particolarmente affezionato deve fare un'apposita richiesta al personale sanitario e poi seguire le norme indicate nell'apposito regolamento. Il progetto parte da una premessa chiara. È ormai dimostrato, grazie a numerose esperienze, che il contatto con l'animale, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, è particolarmente adatto a favorire contatti interpersonali, offrendo spunti di conversazione, di ilarità e di gioco, rappresentando un valido aiuto per i pazienti di tutte le età. Da qui dunque il via libera a cani, gatti e conigli per i pazienti ricoverati. Le regole da rispettare per poter entrare a Sant'Anna, al Sant'Antonio Abate e al Felice Villa con un animale sono pubblicate sul sito www.asstlariana.it alla sezione per i pazienti, dove è stata creata una pagina dedicata. La visita degli animali è possibile in tutti i reparti, fatta eccezione per anestesia e rianimazione, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia, chirurgia d'urgenza e terapia intensiva neonatale. La richiesta deve essere consegnata al reparto. Il personale valuterà le condizioni di salute del degente e verificherà che ci sia l'assenso anche di altri pazienti ricoverati nella stessa camera. Poi inoltrerà la richiesta alla direzione medica. Una volta ottenuto il permesso, sarà necessario dotarsi di alcune certificazioni e rispettare alcune regole come l'uso del guinzaglio o del trasportino. Prima dell'accesso in ospedale, l'accompagnatore dovrà rivolgersi alla portineria.